Ecco, mettiti qui, prova, ci Ok. stai? Più o meno. Sono un po' stretto. Secondo me dobbiamo prendere un'altra sedia. Secondo me non ci sta quella sedia. Dici? Sì. E poi sono molto più alto così. No, Fare una sedia. guarda, tu ti metti così, io salgo. Io salgo su. Sono Ciao a Aia. tutti! Un calcio. Non sono abituata! Capito, però. C'è anche la mia gamba di Aspetta, mezzo. mi metto con l'altra di qua. No, però così. No, oh. Allora, Aspetta, questa è un postazione. po' stretta. Forse non avremmo dovuto fare il video qui, però. Probabile, però ormai ci siamo, quindi E iniziamo. già iniziamo in un modo. Ciao, innanzitutto. È il video di presentazione di Matteo, ma ho cercato di eliminarlo dal video appena Se ci iniziato. arriviamo alla fine sarà quello. Quindi sì, ciao a tutti, oggi sono qui con Matteo Ciao, ciao a che tutti. aveva deciso, cioè l'abbiamo detto nel vlog. Ha deciso di partecipare al Assolutamente, video. come avevo detto, quindi oggi sarò qui davanti con te, davanti a Come ti voi. senti? È È strano, strano, non ho ancora capito se devo guardare lo schermino o eh? No, l'obiettivo. allora, in teoria devi guardare l'obiettivo. Quello che Ok. faccio io è sempre guardare lo schermino, Ah, quindi ecco, non quindi. prendere esempio da me. È strano comunque, particolare perché essendo stato dietro, Sì, lui di un solito è po'. lì o qui a mangiare. Dettagli Sì. quelli, dettagli, ma oggi non siamo qui per mangiare. No, oggi faremo un video senza scrivere, cioè non ho idea di che video faremo e in realtà Bene, sì, benissimo. voglio mettere anche le mani avanti perché sicuramente mi vedete più agitata del solito, nel senso che spero di fare in modo che Matteo si senta a suo agio perché mi rendo conto che è difficile effettivamente. È difficile, oltre a dover parlare davanti a una videocamera, che non ci sono più minimamente abituato, Decisamente. anzi. Anzi, lui se vede una videocamera o una macchina fotografica, proprio guai. Vabbè, nemico giurato la Però macchina se fotografica. vede una videocamera, lui va dalla parte opposta, cioè la videocamera è lì, Matteo sarà partito per un altro continente, Più o probabilmente, meno. perché. Oppure se non riesco a defilarmi, mi ci metto dietro, È così mi può vero. riprendere. Questo video comunque è più difficile da registrare di quanto pensassi, ma Assolutamente. in realtà ci sta perché lui veramente è la prima volta che si approccia effettivamente ai social perché non fa foto, ecco, una cosa che voglio dire, secondo me bisogna Sì? dirla, è che Matteo non ama assolutamente farsi No. fotografare, cioè proprio È lo una cosa che non mi detesta. piace assolutamente, non mi piaccio come vengo nelle foto. Tranne secondo me nelle foto del matrimonio, quella volta ti Allora, piacevi, eh? sì, ci sono casi eccezionali. Rarissimi. Quel giorno tutte le foto mi piacevo, Vero? venivo proprio bene, mi piacevo, mi sentivo a mio agio, sono molto insicuro, infatti è per questo che non mi piacciono le foto, Siamo ma molto simili quello anche su anche questo sì, però aspetto, eh. Io ci ho quel fatto giorno mi sentivo l'abitudine. molto bello, Cioè, quindi era veramente gasato delle foto. sì, incredibile, ho chiesto di farmene di più di quanto fossero necessarie Sì. perché mi sentivo bene. Quando le devo fare io, cioè, sappiatelo. No. No, esatto, perché lui è molto molto bravo a fare le foto. Lo avete visto negli anni, veramente da quando comunque ci siamo conosciuti, Sì, ho hai fatto delle foto. scoperto di essere bravo grazie a te facendole a te, Però non perché vuoi che te vengano no, fatte. stessa cosa succede anche per la videocamera. E lo stare al centro dell'attenzione, proprio il discorso è sempre quello. Infatti, una volta quando ero bambino, mi avevano chiesto di portare le fedi al matrimonio di mio zio, avevo 5-6 anni, e io sono scappato dalla chiesa pur di non passare in mezzo alla navata davanti a tutti, attirando l'attenzione da Cioè, fare al proprio, paggetto. Come si chiama? Paggetto? mi sa che non sono tanto Ah, ferrata su queste cose, ok, quindi vabbè. non vorrei Comunque dirmi, era dovevi quello il portare le ruolo. sedie, ok? E non l'ho Cioè, fatto. se ti sei, dai, sei Sì, scappato da un di che la babbo. chiesa era, c'era tipo una recinzione intorno, quindi non è che Ok, potessi scappare hai chissà dove. Ah, sì, teatrato. assolutamente E chi le ha volevo. portate le fedie alla Ah, fine? boh, io no, di sicuro. Io ho solo questo ricordo, io non le ho Su portate. questo siamo molto simili nel senso, anche se non si direbbe, anch'io sono molto riservata e non amo stare al centro Quello sì, lo so, dell'attenzione. lo vedo. Cioè, e diciamo che crescendo forse a te si è intensificato e Molto. invece io facendo allenamento, comunque Molto. esponendomi sui social, sono riuscita non ad acquisire sicurezza Ok. perché sai che No, beh, quello io. certo. Però diciamo che ci ho fatto l'abitudine, Beh, però ci sta anche con anch'io, l'esperienza e io non sono mai tutto. scappata. Perché non mi hanno mai messa così tanto forse al centro. Che poi dipende anche dalle situazioni. Perché in un gruppo di amici magari mi piace, cioè lo faccio indirettamente più che mi piace prendere un po' il centro Sì, dell'attenzione. infatti dipende dalle situazioni, è vero, Sì. eh. Ed era una cosa che mi succedeva più un po' di anni fa, quando ero un po' più giovane, adesso.
è diminuita un po' questa voglia di essere davanti a tutti al centro dell'attenzione. Siamo diventati molto più riservati, secondo me, ulteriormente. Tutti e due. E tutto questo, questa parentesi, era per dirvi che in realtà potrà capitare che Matteo non sia nelle anteprime dei video, sì, perché... esatto. Come avete notato fino adesso la mia faccia non c'era proprio per questo motivo, quindi... Però anche se faremo i video insieme può darsi che vedrete solo me nella copertina, perché ormai io ci sono abituata, mentre... Secondo non che farà chissà quanti video, però... Però ogni tanto piace, può capitare, esatto. Assolutamente. Vediamo come va questo e poi vedremo. Sì, considera, come sanno già tutti in realtà, probabilmente lui è l'unico che è inconsapevole di questa cosa. È normale che la prima volta che ti metti davanti alle luci, in una postazione, davanti a una videocamera... Cioè, a me sembri parecchio spontaneo in realtà, però ti vedo un po' più agitato. Sono un po' teso, un po' agitato, poi le luci... fanno tanto, sì, sparaflesciano un sacco, quindi è strano poi parlare a una videocamera. Però dai, guarda che secondo me come, cioè questo è proprio stato il battesimo, diciamo, per te. Assolutamente. E non sta andando, poi lo diranno loro, eh. Certo, ci mancherebbe, il giudizio finale è loro, però ecco, è molto diverso da come me lo immaginavo, perché far la voce fuori campo... Meglio o peggio di come te lo immaginavi? Vediamo. Lo direi alla fine. Intanto siamo qui già da 20 minuti e è successo come al solito, come tutte le volte che c'è Matteo, perché lui ha questa energia strana, diciamo. Diciamo che non vado molto d'accordo con la tecnologia. Come me, cioè guardate quante cose in comune che abbiamo. Nonostante ci lavoriamo. Sì, tutti e due. Ecco, ora che hai detto questa cosa, ci tengo, no, del lavoro, perché io in realtà non mi sono preparata a niente, come al solito. Bene. Non ho una scaletta, sai che io faccio i video come mi viene in mente. Un paio di volte non avevi fatto la scaletta? Sì, che poi ho. Ah, ok, completamente ignorato, perfetto. No, io mi faccio le scalette o comunque scrivo cosa devo dire quando faccio i voiceover, perché sennò sì, mi perdo via, sto lì a parlare, a dire cose per ore, non è il caso. Però in generale sapete che mi piace improvvisare, forse oggi avrei potuto scrivermi due cosine, ma non l'ho fatto. E sono arrivata a dire questo perché stavamo parlando del tuo lavoro. Lavoriamo con la tecnologia. No, non stavamo ancora parlando del tuo lavoro, ma visto che sei qui, io l'ho già detto e l'abbiamo detto anche nel video Ask, ma ci tengo che magari lo racconti un po' tu, quello che vuoi raccontare, perché so che poi mi chiederanno o ti chiederanno che lavoro fai. Mi occupo di marketing, lavoro da casa. Sì, quindi... l'avevamo anche anticipato in un ask, ricordi? Sì, è vero. E sto molto a casa, faccio ben poche trasferte, molte meno rispetto a te. Io ne ho tantissime, cioè io ho fatto un periodo, ti ricordi che andavamo avanti e indietro a Milano? Sì, lo so. Fortunatamente, potendomi portare dietro un computer, riesco a lavorare anche seguendo lei nelle sue trasferte. Ecco, bravo che hai detto questa cosa, perché l'avevamo detto anche nel video ask. Sì. Però secondo me effettivamente dall'esterno cioè sembra che tu stia in giro a seguire me, quando in realtà... Il fatto di lavorare tutti e due da casa ci permette di avere questi orari flessibili e di poterci seguire a vicenda quando abbiamo degli impegni. Sì, di stare insieme nonostante stessimo entrambi lavorando. Esatto, quindi... questa cosa che secondo me non sono mai riuscita. In realtà non è che non sono mai riuscita a farla rendere, secondo me ho cercato di tenere tutte queste cose un po' fuori dal canale finché tu non hai voluto. Rispettando la mia volontà, quindi semplicemente una questione di rispetto. Però sì, non è che io la seguo o lei mi segue, semplicemente andiamo insieme potendo lavorare ovunque. Basta e una non connessione fai internet. Neanche il mio autista, semplicemente è sempre la stessa cosa che avevamo spiegato quello anche no, nel video ask. Sono io che non la filmo e quindi voi non la potete vedere, giustamente. Perché lei a te filma. Non veniva in mente, ma adesso... Adesso invece stiamo iniziando a filmare molto di più. Ti stai prendendo quindi... bene per i mini vlog. Molto bene, sono molto divertenti e poi filmo tutto. Sì, filma, lui tutto. Filma qualunque singola cosa. Non si sa mai. Si dice quindi... anche bravo da solo nei video e si filma bravo, vai così. Quando sono soddisfatto quelle mi stanno venendo bene. Ma bravo proprio, cioè più bravo. Non sono davanti. Quindi facile. Mi stanno venendo meglio, mi sento più soddisfatto, vedo direttamente quello che sto facendo, quindi nel caso non venisse bene la posso rifare subito. Sì, così è diverso, lo vedrai solo una volta editato. Esatto, è una volta finito, quindi... Ed è più complessa come cosa. Sì, secondo me però tutti sono al corrente del fatto che è la prima volta ed è più difficile di quello che sembra, secondo me, cioè... Io confermo che è più difficile di quel che sembra, nonostante lo vivessi qui in prima persona. Perché è vero, non te lo aspettavo. Cioè, no. Anche quando abbiamo fatto gli altri video... Passo pure il tavolo, ti ho detto una ginocchia. Sì, ho vinto.
Che male. Io cercavo di fare con un chance, andavo avanti, ho sentito il botto. E ancora non ti ho colpito come all'inizio del video, ecco. Ma in realtà penso che i braccioli della sedia stiano proprio colpendo la gamba di Matteo. Ho rischiato un po' di volte di essere pizzicato. Ah, ecco. Anche, quindi... Infatti vedo che si allontana pian sì, piano. Sì, ogni tanto se mi vedete ondeggiare perché cerco di evitare lei sui movimenti della sedia. Comunque appunto, secondo me è solo una questione di abitudine. Se vedi i miei primi video non credo tu li abbia mai no, visti. No, non li ho mai visti. Ecco, ti renderai conto che... Anzi, tu secondo me sei molto bravo perché stai riuscendo... Perché è un'ottima maestra. Ma secondo me non so, io ho cercato veramente di creare la situazione che lo mettesse più a suo agio possibile, però mi rendo conto che poi alla fine non è... Cioè, tu vuoi fare quello che puoi, ma comunque deve venire lo stesso da me ed è questione di abitudine. Già, io sono stata molto contenta quando mi hai detto che volevi partecipare e da lì oggi sono veramente molto emozionata, più del previsto. Anch'io, io ero molto più tranquillo prima di accendere la videocamera, una volta accesa c'è stato un attimo di blocco. Eppure poi... davvero, tu sei stato bravo, dicevo che sei stato bravissimo in questi giorni, perché comunque senza che neanche te lo chiedessi, tu hai preso e hai iniziato a fare questi mini vlog. Ti serviva una mano e... Cioè... E pensa che qualcuno... Molto divertente. Qualcuno ha addirittura scritto, scusa, anche quando stai meglio non è che può continuare a fare le cose. Davvero, sull'altro social, davvero, ma in tanti, cioè, veramente hanno tutti allora continuerò apprezzato. A farli. Se sono piaciuti così tanto, perché no? Ma infatti potremmo fare, sai, tipo, che fa... ovviamente, no, vi giuro questa è una cosa incredibile, non dove c'è apposta, Matteo, la mia. Videocamera decide di non, quelle volte che nei vlog mi si spegne, mi si riaccende, costantemente, cioè se lo raccontiamo, ma anche molto fastidioso, sì, cosa. Mi si spegne costantemente, poi Matteo magari si allontana un pochino, la videocamera rifunziona, ma anche caricare delle cose sugli altri social, assurdo, si blocca il caricamento, bravissimo, senza motivazione. Bravo, non me lo ricordavo, sì. Forse lui interferisce a parecchia energia che interferisce con la tecnologia? Non lo so, ma non capisco cosa c'è sia stato dovuto, un periodo che succedeva anche a me, infatti sì. Tutti mi dicevano, probabilmente, non che adesso vada chissà no, come, carità, tra tutti e due è una combo pazzesca. C'è stato anche il periodo in cui mi si rompevano sempre le luci. Sempre, a lui sì, perché sì. C'è stato anche per me, ma poi c'è stato per il me, suo periodo. Con Moiki, sempre l'aiuto, perché un paio l'ha tirato giù lui attaccandosi al cavo. E lui si incastrava. Sì, oppure una volta ero in mezzo, lui mi ha tirato il cavo, io mi sono inciampato sulla luce, lui mi ha fatto proprio lo sgambetto. Sì, l'hanno fatto. Però sì, l'abbiamo rotta 3-4 volte. Scene epiche, veramente, adesso va meglio. Adesso le luci non si sono più rotte. Certo, le lasciamo qui, quindi... No, Matteo, devo dire, era molto carino perché mi aiutava sempre a trasportarle quando avevamo la postazione giù, beh, tu sì. Appena finivo eri sempre... È il vantaggio di vivere in casa insieme, lavorare comunque da casa e quindi... Avere l'orario flessibile, bravo. E quindi potersi interrompere e riprendere il lavoro. Sì. Ma non sempre, ma cioè molte cioè adesso, volte vi è la possibilità. Adesso non serve più, ad esempio le luci cioè, stanno qui, le spengo e non si sono più rotte adesso. Ecco, le ultime parole ferro. Famose. Però devo dire che effettivamente lavorare insieme, cioè lavorare in casa insieme perché non è lavorare insieme, essere così liberi professionisti ti consente di essere più flessibile. Da molti vantaggi ci può essere un problema che noi non abbiamo, che è la coesistenza. Quello sì, perché... Non intralciarsi, non darsi fastidio. E invece noi siamo molto fortunati, quindi prendiamo tutti i lati positivi in sì. Realtà e noi abbiamo siamo, fatti i nostri. Sì, noi siamo molto, secondo me, equilibrati, ci siamo incastrati tranquillamente nella routine l'uno dell'altro. Altro. Sì, perché più o meno erano già simili, entrambi ci svegliamo presto, esatto. Entrambi siamo produttivi. Meno male che l'hai detto, perché tanti mi avevano chiesto come ha fatto Matteo ad abituarsi, invece non c'è stato no, bisogno. No, non c'è stato alcun tipo di bisogno di abituarsi, anzi a volte io mi svegliavo addirittura prima di quando si svegliava lei. Cioè, quindi... Perché preferivo lavorare magari al mattino presto, quando c'era silenzio e non c'erano rumori, e mi dava possibilità di concentrarmi di più. Quindi sì, direi che ci siamo integrati molto bene e siamo stati secondo me anche molto sì. Bravi, perché quando si lavora da casa si ha quella tendenza forse a lavorare troppo, invece noi riusciamo secondo me sì. A dare il giusto tempo a ogni cosa. Quello te l'ho insegnato un po' io. Quello anche, è stato un merito perché... suo, perché loro lo sanno, infatti sì. Stavo trassando molto... ma lo sanno tutti. Eri molto stacanovista. Sì. Ti ho insegnato a staccare un attimo. Sì, diciamo che lavorare da casa ti porta a non finire mai di... Cioè, avere quella bravo, ad avere quella sensazione che non è che timbri un cartellino e hai finito. Tu puoi esatto. Andare avanti a oltranza perché ti gestisci tu come e vuoi. E c'è il rischio di procrastinare a volte troppo. Io quello che era non quello non che all'inizio faceva io. Lui e che sì. Invece gli ho insegnato a non fare io. Assolutamente. Quindi anche su questo ci siamo... Cioè, siamo stati complementari, secondo complementari me. E d'altra parte ci siamo integrati molto bene. Sì, no, quindi... non ci sono stati problemi. Poi, in realtà, avrei tantissime domande
domande da farti, ma okay. Secondo me, essendo il primo video, non volevo scendere troppo nel... Avremo tempo per farle, quindi... Se tu deciderai di farne altri, se so che quelli di cibo sarà onnipresente. Assolutamente. Quindi anche se non lo vedete nell'anteprima, sappiate che lui c'è e ci sarà proprio fisicamente così. A meno che non trassi in una tua trasferta e lo fai senza che io ci sia. Ah, no, certo, quindi... no, ma direi di no, perché cercherò di registrarli con lui. Quindi immagino che nei video assaggi ci sarai sempre. Assolutamente. Questo è stato bello forte. Stavo incrociando la gamba. Eh sì, ma proprio mi hai preso col tallone. Vabbè, era per confermare okay. Che ci sarai. Voglio sempre. Fare una confessione che non so neanche se ho mai fatto a te. Non lo so. Ma io prima di conoscere te non avevo mai mangiato il Burger King. Davvero? Mai. E stavi a Torino? Mai. Non sono mai mangiato il Burger King? Quando stavo a Torino non ho mai mangiato in un fast food. Ok. Vivevo praticamente la Starbucks. Okay. Quando tornavo però, dall'università. McDonald's e Burger King no. No, mai. Il Burger King l'ho mangiato la prima volta con te. Ma ti è piaciuto? Sì, sì, mi sembrava. Preferisco il McDonald's. Sono ecco, abituato che c'è su qua. Su queste cose l'abbiamo detto, noi siamo totalmente opposti. Quello sì, quello assolutamente. Sempre. Però sulle cose importanti siamo complementari. Che è quel, la cosa, è la cosa che, cioè, che di ci più, sta, di per ora è la cosa che veramente... È giusto essere diversi in qualcosa, sì, perché se no... Sennò... che noia, cioè... Ma veramente, essere se... cioè pensate due Chiara o anche, beh, loro non ti conoscono ancora, ma anche due, ma forse Matteo. Due Matteo. Forse, cioè diventa davvero una sfida ardua, eh. Due noi sarebbe molto difficile. Io un'altra Chiara, no, non ce la farei no. Neanche io a reggerla. Ma anche i gusti, anche dove andare a mangiare, sarebbe anche forse noioso. Avere sempre la... Poi in realtà abbiamo le nostre routine, anche di questo magari parleremo, le racconteremo. Certo. Perché adesso fa stranissimo anche a me, cioè io sono avanti per 2 anni e mezzo, 3 ormai, sì. A leggere di tutto sul fatto che sì, 3 anni, di più di 3 anni ormai secondo sì, me, sì, sì. Sono andata avanti a leggere di tutto e che non esistevi e poi allora ho dovuto non parlare neanche più, non commentare, cioè non dire nemmeno più che eri qui per evitare che si creassero, perché a me sai che non piacciono no, le polemiche, certo, lo so. Cioè mi, non lo so, penso sia una perdita di tempo e quindi... Adesso poter addirittura pensare, cioè non l'avrei mai detto se che fossi che tu so. Esatto, cioè è troppo io non strano. Non ho capito, ma perché mettere in dubbio la parola e dire che non esistevo? Non lo so, ma in realtà qual era il beneficio perché non tu so. Dovessi dire una cosa del non genere? Non lo so, non aveva senso, perché tanto infatti poi alla fine ho deciso, cioè ti ricordi che addirittura non dicevo sì, nemmeno sì, più non mi nominavi proprio finché non ci siamo sposati, non ho più sì, non ti ho più nominato perché tanto non, ma anche un po' dopo che ci siamo sposati vero. Dicevi marito e è vero, cercavo nome, di quindi... non perché boh, sai che io non amo queste cose, cioè non amo le polemiche, non lo amo so. Fomentarle, poi cioè non sono contraria a chi invece le fomenta, ognuno deve fare quello che vuole, io non volevo fomentarle, quindi adesso... In questo anche siamo molto diversi. Lui sì, lui è io, più... Io discuto molto e poi cerco di portare avanti le mie idee fino alla fine, finché sì. Non mi si dimostra che ho torto, non vedo perché dovrei pensare che ho torto. Io invece sono molto più remissiva. Tu parti dal presupposto che hai torto molte sì, volte, sempre. E di conseguenza... No, ma qui lo sapevo, è solo che, non so, aprire video e leggere sotto tanti commenti... È brutto. E quindi ho deciso di far così. Hai fatto bene. E adesso siamo all'estremo opposto, infatti sicuramente avevi detto che non l'avresti mai fatto vedere... E io lo confermo, cioè fosse per me io avrei continuato così, infatti per 3 anni sono andata avanti così. Ha semplicemente rispettato una mia decisione, una mia scelta, e com'è adesso, quella di esatto. Oggi e quella di ieri per cui non volevo comparire nei video. Quindi... Hai cambiato idea o comunque... Certo, ho provato, sono stato fuori dalla videocamera, ho parlato fuori dalla videocamera, ho commentato con te buoni cibi. Sì, cioè, hai anche provato a truccarmi, quindi... Bravissimo, tra l'altro, perché non hai fatto il trucco alle labbra che ti ho fatto guarda, io? Oggi ho deciso di stare un pochino più soft. Ti manca un po' di illuminante, lo vedo effettivamente io. Effettivamente oggi non neanche messo. No, però è giusto, secondo me, anche che si percepisca questa cosa, perché sennò sono già sicura che leggerò avevi detto così e non hai mantenuto... In realtà io avrei continuato, cioè... Lei semplicemente ha mantenuto quello che aveva detto finché era la mia decisione. Sì. Se la mia decisione cambia, lei rispetta la mia nuova decisione. Ti non ringrazio è... perché è strano, cioè adesso non... Non è difficile da comprendere, lo so, ma... poi l'hai spiegato molto bene perché io quei pezzi di video li ho sentiti e sì, io ed era tante chiaro volte a mio avviso. Gli chiedo proprio, vero, io ti chiedo, secondo sì. Te va bene? Cioè perché ho sempre paura di essere fraintesa e quindi è vero, ripeto le frasi 200.000 volte, poi te li faccio vedere se non sono sicura quello e... È vero.
Però così. A mio avviso erano chiari, quindi non capisco. Però secondo me, guarda, è stato meglio così, perché alla fine in modo molto naturale, dopo che stavi sempre al di là della videocamera, sì, ti è venuto in mente di intervenire così naturalmente, ecco, quindi... perché ho voluto apparire davanti alla videocamera, l'abbiamo detto? No, che secondo me no. Allora, il motivo principale è che l'ho vista vedendola da fuori per più giorni consecutivi, ho detto perché no, non provarlo, e soprattutto perché non condividere una passione... che è la sua passione, quindi sì, ho detto... E noi ne condividiamo tante, ma esatto, più tue che mie. Sì, più... anche perché lo shopping, il trucco, diciamo che il trucco si è visto che non dovrebbe essere la mia passione. No, mi sembra proprio che non faccia per te. No, è lo shopping proprio, mi dispiace, ma quello ci ho provato, ma non è affare mio. Però diciamo che sì, io sono sempre molto positiva nell'imparare, nel... Tu sei anche propositiva, sì, nel sì, farlo. Tu molto meno. Molto meno io. Su questo le sono idee, più chiuso su quello che so fare, quello che mi piace fare, e faccio fatica a provare altro. Perché no? Questa è una cosa bella, questa sì, è una cosa che ti porti avanti da tanti anni. Ho detto, mi ci butto anch'io, cioè, oggi. Spero che ti piacerà, ecco. Poi lo vedremo nei prossimi video, esatto. Adesso io spero, ragazzi, che questo video vedrà la luce, perché io una volta editato glielo farò rivedere e quindi lui dovrà... Spero che registri tutto comunque, perché con infatti, tutti i problemi che ha avuto fino adesso. Però, cioè, secondo me... è una questione di abitudine, tutti lo sanno. Anzi, tutti erano super contenti di sapere, sì, che avevi preso questa decisione. Ma quindi... meno male, sono contento. E secondo me questo è il primo, devi... magari poi cambiamo postazione se non ti trovi tanto. Magari facciamo altre tipologie di video. Anche, questo era un video un po' difficile, cioè... io ci sono abituata, ma per te senza un argomento, tu sì, sei molto più schematico di me. Assolutamente, io mi scrivo sempre tutto, cosa devo fare, anche solo punto per punto. Quello anch'io, ma in modo generale, cioè sai che io mi faccio liste, ma sono più generica. Io sono molto più dettagliato, dettagliato invece, anche perché poi ho paura di perdermi un pezzo. Io... è vero. Cose del genere, però credo che lo si noti la differenza, per esempio dall'ultimo video che ti ho truccato, che sono molto meno spigliato, molto meno tranquillo. A volte perché... sembri quasi accigliato, secondo me, perché sei talmente concentrato dove devo guardare, devo sì, farli, devo... Vero? Sì, sto pensando a tante cose e quindi non... certo, ci sta, giustamente il primo video, non sono tranquillissimo. Cioè però... sono emozionata anch'io dopo quasi 12 anni che lo faccio, oggi sono davvero tanto emozionata, quindi... Sai che adesso mi stanno venendo un sacco di paranoie, perché mi sono resa conto che forse potevo fare... magari pensare un'altra tipologia di video, magari avere più argomenti. Lo so, ma era, cioè, per farti avere un impatto positivo, non so se ci sono riuscita. Ce lo diranno loro. Sì, sì, non voglio influenzare nessuno, però nel caso è anche... Bene, accette critiche, sì, anche, sì, come posso migliorare, come... Lui è molto, è come me in realtà, noi, cioè, sì, diciamo che le critiche educate e costruttive a tutti e due fanno molto piacere. Altre invece secondo me non costruttive, perché tipo no, cose estetiche eccetera, no. Ah, adesso mi è venuto in mente una cosa, che sicuramente sì, la forza di ma fuori dall'inquadratura di torno nuovo. Torno fuori. No, che sicuramente chiederanno di parlare della differenza di età, poi vabbè, immagino già altre cose, ma okay, te le scriverò su un foglio e lo aprirai solo dopo che escono i commenti e poi vi dirò anche a voi, ma già so che immaginate. Comunque, magari della questione differenza di età, come ci siamo conosciuti, cose un po' più approfondite... rimandiamo un altro video. Un altro video, sì, secondo me. Perché mi rendo conto che è anche difficile. Io faccio video lunghissimi, sto qui le ore, ma magari è anche essere... difficile anche parlare costantemente. È vero. Sì, c'è mal di gola. Io che e te lo dice lui, ho una bella parlantina. Non mi è mai capitato di avere mal di gola dal parlare, quindi è strano. Secondo me è tutto l'insieme. Sì, le luci, il parlare, il concentrarsi, l'agitazione. Perché anche a me sta andando via la voce, non sì, ho più praticamente. Però sono contento di averlo fatto, sono sì, molto contento. Lo rifaresti? Lo rifarei, adesso ho un'esperienza in più e sì, sì, la risposta definitiva è sì, lo rifarei. Adesso vedremo come andrà il riscontro, insomma. Vabbè, però secondo me tutti sanno che comunque non è facile, quindi... è la prima volta e secondo me è già andata, nonostante vari imprevisti e cose, è andata al di sopra delle aspettative, sì, quindi... mi aspettavo peggio prima di iniziare, ma anch'io, molto peggio. Vuoi salutare tu? Il prossimo, ok, forse. Saluto io allora. Quindi noi smettiamo di parlare e aspettiamo di sapere tutto nei commenti qui sotto. Fateci sapere anche quali altri video, quali altre tipologie di video vorreste che facessimo insieme. E sì, vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.